Di legge della quale la nona commissione trasporti ha chiesto il trasferimento in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92,6 del regolamento, Quintarelli ed altri, disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, numero 2520. La commissione ha elaborato un nuovo testo. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 2892 a modifica dell'articolo 59 del codice penale in materia di difesa legittima. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito della discussione è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Ricordo che nella seduta del 10 marzo hanno avuto inizio gli interventi sul complesso degli emendamenti. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il gruppo di Area Popolare, con riferimento a questa proposta di legge, ha valutato di chiedere all'Aula la possibilità del ritorno in commissione di questo disegno di legge. Sulla base di queste concrete considerazioni, tutti sappiamo che questo è un provvedimento particolarmente seguito dall'opinione pubblica perché riguarda i cittadini ed è questo uno dei motivi perché io voglio subito dire che nel prosieguo dei lavori, ove mai fosse accettata l'idea del ritorno in commissione, l'intera Aula parlamentare, le intere forze politiche qui rappresentate dovranno lavorare insieme e seriamente per varare una normativa che è quello che sostanzialmente si aspettano i cittadini. D'altronde, ove mai anche approvassimo la legge così come oggi arriva in Aula, ci troveremmo di qui a un poco di fronte a una Colleghi, proposta per favore, possiamo abbassare un po' il tono della voce? di legge popolare rispetto al quale tutti quanti sappiamo che poi dovremmo rifare il percorso alla luce anche di questa iniziativa popolare. Voglio subito dire che il lavoro fatto finora dalla Commissione e di qui per cui ringrazio tutti i componenti ed il Presidente è un lavoro serio, ragionato, consapevole e di cui sicuramente terremo conto ove mai ritornassimo in commissione. Quali erano gli elementi nuovi che noi intendevamo apportare a questo istituto che molti di quelli che sono stati uditi in commissione hanno detto che per così com'è, al di là di alcuni interventi mirati, è un'ottima legge. Rafforzare la legittima difesa, perché tutti quanti viviamo il sentimento dei cittadini, con riferimento ad episodi della cronaca di cui un giorno no, un giorno sì, un giorno no si parla, e quindi pensiamo ad una maggiore tutela dei cittadini, proprio nella difesa e nel momento in cui vedono violato un loro diritto. Sappiamo però anche, e di questo dobbiamo tenere conto, che è uno dei pochi casi in cui il legislatore dà la possibilità al singolo cittadino di venire a meno a quelle che sono la legislazione in materia e gli dà la possibilità di difendersi anche arrivando all'omicidio di chi furtivamente si introduce in un domicilio e quindi una grande responsabilità per il legislatore a cui deve seguire una grande responsabilità per chi vuole modificare questa legge e per i cittadini che si troveranno in queste situazioni. Per favore, lasciare libero il tavolo del governo. Grazie. Questo Prego. era il primo aspetto. Il secondo aspetto, qual era che avevamo tutti valutati? Restringere al massimo la possibilità di intervento con interpretazioni soggettive e discrezionali da parte del magistrato.
Ecco perché di fronte a questa situazione noi avevamo avviato con una nostra proposta una situazione, un disegno di legge che interveniva sulla proporzionalità dell'offesa. Rispetto a quella che è la legge attuale, di cui pure diamo atto di aver fatto un buon lavoro al relatore Ermini, però dobbiamo rilevare che non interviene sull'articolo 52 ed è il primo elemento, interviene sull'articolo 59 che riguarda le circostanze del reato, ma nel momento in cui parla di gravi conseguenze e turbamento psichico, ancora una volta questo turbamento psichico va valutato dal magistrato e quindi torniamo un'altra volta lì dove eravamo. Grazie. Ecco perché in conclusione... No, deve chiudere, deve proprio chiudere. Sì, propongo all'Aula di votare il rientro in commissione di questo provvedimento. Bene, grazie. Allora adesso dovrei dare la parola a un oratore contro e uno a favore, ma prima... La vedo, noi Federica, stavo dicendo per l'appunto che prima ha chiesto di intervenire sul richiamo al regolamento. Qual è il problema, onorevole Farina? Sto dando la parola per richiamo al regolamento all'onorevole Federica. Prego, onorevole Federica. Grazie, Presidente. Articolo 24,3. Le opposizioni hanno il diritto di poter discutere le proposte di legge che chiedono alla conferenza di capigruppo in quota loro. Adesso diventa inaccettabile che una proposta di legge richiesta dalla Lega, proposta dalla Lega e oltretutto stravolta dal Partito Democratico, non possa essere discussa per la seconda volta in quest'Aula. Io ricordo ai colleghi di NCD che è da novembre che si è iniziata la discussione in commissione, è arrivato l'Aula,